Allora, noi non abbiamo più la libertà di frequentare il nostro quartiere, i nostri uffici, i nostri parcheggi, le nostre zone, le nostre aree, perché qui c'è una situazione molto molto grave di degrado pubblico, c'è inciviltà, ci sono soggetti di tutte le etnie, io non faccio differenza, che delinquono e che hanno comportamenti non permessi dalla legge, che devono essere repressi. La nostra zona è difficile da vivere, ma non ci dimentichiamo che ci sono anche dei negozi e delle attività che nonostante tutto sopportano questa situazione, cercano di migliorarsi, cercano di dare dei servizi e che quindi mi sembra anche giusto dover riconoscere chi si impegna in prima linea non solo per sopravvivere al degrado ma anche per portare avanti delle attività economiche che credo nel territorio siano necessarie. Il questore si protegge dietro a delle statistiche che sono bugiarde. Perché sono bugiarde? Perché fondamentalmente la gente ormai è talmente così stanca di questa microcriminalità che poi non viene mai perseguita, non c'è nessun tipo di risultato, che ormai non denuncia assolutamente più niente. E poi c'è il fatto statistico, e questo lo può confermare chiunque provi a chiamare carabinieri e polizia, che devi starci mezz'ora, 40 minuti prima che arrivi probabilmente una pattuglia e comunque ci devono essere dei reati. È un problema di degrado umano nel senso di degrado dei comportamenti questo qui, e non lo risolvi semplicemente facendo un boulevard. Tra l'altro questa periferia urbana di Saione non è nemmeno tra le più degradate di Arezzo. Se voi guardate i palazzi attentamente non c'è un vero e proprio degrado urbano. Diminuiscono i reati o diminuiscono le denunce? Io credo che diminuiscono le denunce perché il cittadino si sente preso in giro quando chiama i carabinieri e gli dicono la pattuglia è impegnata, non può arrivare, oppure chiamo la polizia mi dice ma chiami la pattuglia dei carabinieri, gli passo la pattuglia dei carabinieri, la pattuglia dei carabinieri dice no, gli passo la polizia municipale, la polizia municipale dice ma non possiamo intervenire perché abbiamo un altro intervento urgente. Questo qui uno si annoia e finché poi uno non si farà giustizia da solo, perché dopo arriva al punto che dopo uno minaccia le ronde e tutto il resto, ma questo è... non serve più di tanto, insomma, bisognerebbe, ripeto, più che una repressione ci vorrebbe anticipare la repressione, cercare di educare prima questi signori. Noi riteniamo che il quartiere, come abbiamo sentito dagli operatori, è un quartiere vivo, è un quartiere dove la gente lavora tranquillamente, dove ci sono molte realtà multietniche integrate che lavorano da decine d'anni e non ha mai creato problemi. Ci sono alcune sacche di criminalità, di crisi, e queste vanno monitorate, vanno controllate in modo serio, in modo diretto, per far vedere che c'è interesse a risolvere queste cose, altrimenti la gente si disamora, si preoccupa.